Ciao a tutti e ciao a tutte, sono Martina e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sono qui struccata perché non mi andava minimamente di truccarmi. Questa quarantena mi sta facendo diventare più pigra di quanto io non ero già. In ogni caso sono qui struccata e contornata da oggetti strani, cioè non i miei occhiali, ma le altre cose sono oggetti strani, perché sto per fare un video epic fail. Ormai lo sapete, ogni volta che io mi metto qui nella mia cucina e provo a fare qualche ricetta viene fuori un video epic fail, è per questo che ne faccio veramente pochi di video in cucina. Praticamente ho deciso, questa mattina mi è venuto il lampo di genio di dire sai oggi cosa voglio fare? Voglio fare le pozioni di Harry Potter commestibili, ma siccome non si può uscire, insomma, lo sappiamo tutti, quindi non sono neanche potuta andare a cercare degli ingredienti particolari, le farò soltanto con quello che ho trovato in casa mia, ovvero frutta e succhi di frutta. Niente alcol perché siamo comunque in fascia protetta. E quindi niente, proverò a fare la mortensia, la Felis Felicis e la pozione polisucco utilizzando la frutta, non soltanto questa è qui per esempio, insomma utilizzando qualche frutta, qualche succo di frutta e mettendola all'interno di questi bellissimi bicchieri e contenitori che ho trovato in casa mia, che probabilmente non sono mai stati utilizzati perché insomma sono troppo intatti, cioè per essere ancora intatti probabilmente nessuno li ha mai usati, ma ci penserò io. E niente, io vi lascio semplicemente al video sperando, no, tanto lo so che viene un epic fail, e niente. Io non so come posizionarvi, cioè vorrei mettermi in piedi a fare queste cose, ma non posso regolare la cosa di modo tale che mi prenda mentre sono in piedi, insomma, rimarrò seduta. In ogni caso, prima cosa importante, prolunga per il frullatore, perché altrimenti non prendo. Ho preso un piatto in cui mettere la frutta tagliata, i succhi di frutta stanno qui, questo sta qui, seguiamo la ricetta che mi sono scritta. Il mio bel taccuino di Tiger, c'è scritto amortensia rossa, fragole, lamponi e succo di mirtilli. Quindi è quella più facile perché non devo sbucciare niente, devo solo lavare le fragole, i lamponi li ho surgelati, il succo di mirtilli sta qua, nelle altre dovrò sbucciare il kiwi, che è una cosa che odio. Però va bene, insomma, facciamo questa mortensia. Il contenitore prescelto per metterla poi, ma la metto sul lavandino se no faccio un macello, è questo qui, ovvero il contenitore dell'olio, perché non lo so, era carino, sembrava molto pozione. Lavato e tagliato due fragole, che forse sono anche troppe, in ogni caso qui. Qualche lampone surgelato che spero che il frullatore prenda e non lo so, io non sono un'esperta di cucina, oh mio Dio, adesso rompo anche il frullatore, ne metto pochi perché altrimenti, cioè, è un po' troppo, insomma. E infine questo bellissimo succo di mirtilli, non è una pubblicità, semplicemente è un po' rosato, rossastro, no? E quindi ce lo mettiamo e speriamo, basterà? Non lo so, oh mio Dio! Adesso prova del 9. Come si chiude sto coso? Ok. Non funziona! E dai! Ma davvero? A essere rossa è rossa e su questo non ci possiamo sbagliare perché abbiamo messo solo ingredienti rossi. Frullo un altro po' perché mi sembra che ci siano ancora delle cosine in sospensione. L'assaggerò con il cucchiaio. Aspro. Come fa a essere aspro? Eppure ci ho messo pochissimi lamponi. Almeno è rossa. Voglio farlo davvero qui? Avevo detto che lo facevo sul lavandino. Oh, però che bello, wow! Wow, ci sono ancora i pezzi! Vabbè, dai! Questa è la dose perfetta del succo di amortensia. Cioè, ma è bello, è veramente bello, eh! Cioè, in realtà è un po' solido. Non forse devo frullarlo un altro po', però anche queste cose in sospensione mi piacciono. Ora io questa me la tengo da parte per fare la copertina del video e vado avanti. Prima devo lavare questa cosa. Ok, questo era veramente facile. Il prossimo, che secondo sempre il mio quadernino di Tiger, è la Felix Felicis. Secondo il mio quadernino planner ci dovrebbe essere l'ace, quindi questo, per dare quel tocco aranciato dorato, e la mela. Non so per quale motivo, però seguiamo la mia ricetta perché probabilmente l'ho ponderata. Quindi sarà un po' più complicato perché devo sbucciare la mela. Mamma, mi viene a sbucciare la mela!
In realtà, comunque, visto che la Felix Felicis andrà qui dentro, credo che basti mezza mela, altrimenti viene troppo melosa. E secondo me non verrà mai dorata, anche perché questa sì è giallina, bianchina, ma questa è proprio arancione, quindi mo incrociamo le dita e speriamo. Allora, adesso bisogna mettere la giusta dose di aci. Se forse troppo, basta, vediamo quello che viene fuori. Secondo me viene esattamente arancione, cioè non verrà mai dorata, madonna. Come mi è venuto in mente di poter pensare di fare qualcosa di dorato senza usare un colorante? Forse ci metto un altro po' di succo, perché è venuto fuori tipo... E che è questo colore? È un arancione molto smorto, dovrebbe essere dorato, caspita! Questo è un fail, eh? Perché questo colorino, ma che è questo colorino? Boh, adesso l'assaggio però. Caspita, è buono? Ma lo devo frullare un altro po' perché sono rimasti pezzi. Sì, non ci sono rimasti pezzi, certo è venuto di questo colore molto smorto, però vabbè, dai. Vabbè, ci accontentiamo, non è molto un Felix Felicis, sembra più un che caspita ne so, non è dorato, questo non è assolutamente, non è venuto, però è davvero buono, mela e ace, adesso lo metterò qui insieme alla mortensia per fare la ricetta peggiore di tutti, ovvero la pozione polisucco. Poso questa cosa, anzi lo devo andare a lavare e ora sarà un macello. Pozione polisucco. Ho scelto questo bicchiere dalla forma molto semplice perché mi ricorda quelli che utilizza Hermione. Lei infatti nel film mette la pozione polisucco quando la fanno nel bagno bla 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 in dei bicchieri abbastanza longilinei e quindi ho scelto questo. Per fare la pozione polisucco che è tipo di un verde strano io utilizzerò la banana, il kiwi che sta di là ma che adesso vado a prendere e il succo di arancia, non l'ace, il succo d'arancia, per fare in modo che magari verde e un po' rossastro mi dia fuori un colore marroncino e la banana serve per dare tipo quella consistenza, l'avete presente, no? Come la pozione polisucco, insomma quella consistenza un po' papposa. La inserirò all'ultimo e spero che venga, perché questa è veramente un'incognita. Le altre erano abbastanza facili, vabbè che non è venuto il colore, però questa è un'incognita. E sappiate che se c'è una cosa nella vita che io odio è sbucciare il kiwi. Questo kiwi non è molto verde, eppure è maturo. Vabbè, è un kiwi meno verde del solito. E a me serviva proprio il verde, chissà com'è, guardate. Pure i kiwi ci si mettono contro i miei video per farmi fare gli epic fail. Ok, siccome questo kiwi è poco verde, ci metto di nuovo l'ace. Ci volevo mettere il succo d'arancia rossa, ma ho paura che poi viene veramente troppo rosso. Magari con l'arancione è più smorzato, che ne so, non lo so. Speriamo non venga arancione. Per ora basta. La banana la metto dopo perché voglio che mi dia la consistenza tutta mollacchiosa. Questa cosa non verrà mai, non verrà mai. Spero sia buono almeno. Cioè, sicuramente è buono, però non verrà mai. Vai. Ok, ovviamente non è verdognola per niente, è più arancione. Metto un altro kiwi, sperando che questa volta sia più verde. Ma sono tutti di questo colorino, ma che cos'è? Guarda, quando ci metto la banana probabilmente riverrà bianco, quindi non so neanche se ce la metto a questo punto. Tutti i miei sogni di gloria vanno perduti. È molto schifa, cioè nel senso... però non è verde. Dovrei mettere qualcosa che smorzi quell'arancione. Ok, ci ho ficcato dentro un paio di mirtilli ed è venuta di un colore molto schifo, cioè direi che questa potrebbe essere un'ottima pozione polisucco, sebbene non sia verde, sia più marrone, magari ci metto, non verrà mai verde, quindi è inutile, non ci proverò, magari ci metto un altro paio di mirtilli, così almeno viene smorza un po' questo arancione, che non è stata una buona idea. Ok, a dir la verità sono molto soddisfatta di questa pozione polisucco, ci ho messo anche mezza banana, l'ho frullata poco, quindi adesso in teoria la mettiamo, mamma mia, ha un odore veramente buono, adesso la mettiamo qui e dovrebbe essere tutta un po' impastosa perché ci ho messo la banana, effettivamente lo è. Oddio, raga, questa è veramente la pozione polisucco, caspita, fa proprio schifo, cioè a guardarla io non la berrei mai, vi giuro non la berrei mai, però oh, molto felice di questa pozione, adesso la devo assaggiare perché la devo fare, lo devo fare però. Vabbè,
Vabbè, non è tutta questa cima di bontà, insomma, c'è il kiwi, la banana, l'ace, i mirtilli, diciamo che si sente solo il kiwi, questo sì. E niente, queste sono le mie tre pozioni di Harry Potter, cioè la pozione poi succo è meravigliosa, cioè, vabbè, nei limiti del possibile, però veramente molto realistica. La Mortensia è bella, la Felix Felicis, vabbè. È quella più buona tra tutte, ma sicuramente quella meno riuscita perché è completamente arancione, cioè doveva essere un po' più gialla. Vabbè, ora io credo che mi berrò questa perché è buona. Non prima di aver fatto la fotocopertina e non so come le farò, insomma, cercherò di agghindare qualcosa di figo e farle sembrare ancora più belle. Fatemi sapere se questo video vi è piaciuto, lo so, io ormai sono un epic fail continuo, ci dovete stare, vi mando un bacione enorme e ci vediamo ad un prossimo video. Fatemi sapere in caso qualcuno di voi provi a rifare queste cose, cioè non so neanche per quale motivo uno dovrebbe rifarle, magari in parte a tema Harry Potter, che ne so. Vabbè, un bacione enorme, ci vediamo ad un prossimo video e ciao, non c'è